Buongiorno ragazze, bentornate sul canale. Oggi video haul per quanto riguarda degli acquisti di abbigliamento che ho fatto nell'ultimo periodo e qualche prodotto bio perché mi sto un pochino approcciando, o meglio vorrei un pochino approcciarmi di più ad usare prodotti bio che salvaguardano sicuramente molto di più la bellezza della nostra pelle. Io non me ne intendo, non so quanto dannosi siano certi ingredienti dei prodotti, però visto che questo bio sta prendendo sempre più piede, se ne parla veramente tanto e adesso si trova anche al supermercato, ci sono tanti prodotti, è un pochino reperibile per tutti, ho deciso anch'io di avvicinarmi un pochino a questo mondo, ho preso tre cosine proprio piccole adesso, insomma, per iniziare e poi man mano vedremo, insomma, di comprare altre cosine. Comprare siamo sempre tutte brave, io credo. Allora, vi faccio vedere. Per prima cosa sono stata da Tezenis, dove ho preso l'ultimo saldo della stagione perché poi mi sono ripromessa che non voglio comprare più nulla di invernale, ma mi voglio dedicare alla primavera ed ho preso questo maglioncino che è un pochino lungo, vedete in basso è fatto così, manica lunga, liscia, tranquilla, senza risvolti né nulla. La particolarità è sulla schiena che, come vedete, è tutta scoperta. Ha queste due fasce solo che ha queste perline piccoline trasparenti e in mezzo le perline bianche. È molto bello, è molto morbido. L'ho pagato al 50% con lo sconto 50%, 12,95 euro. E come materiale, vediamo un attimino, la maggior parte è acrilico, 78% mi sembra, poliestere 15 forse, sono scritti veramente piccoli numerini, ragazzi non le distingue. E poi c'è una piccola parte di cotone, quindi la maggior parte è acrilico, però è veramente morbido, morbido, non punge assolutamente. Io ovviamente ragazze non ho la schiena così bella da indossarlo così e sicuramente avrei freddo, metterò sotto qualcosina appunto che mi copra completamente. Comunque molto bello, vedo che adesso Tezenis ha pochine cose in saldo, stanno un po' per terminare, però vabbè niente, sono contenta di averlo preso. Se volete andare ancora a farci un giro, ci sono ancora un po' di cosine, ma ripeto sempre, vedo che prima c'erano delle intere pareti piene di prodotti. Adesso tutti si stanno un pochino rimpicciolendo e sta arrivando appunto la primavera. Poi sono stata in un negozio di cinesi, sempre all'interno di un centro commerciale, dove non ero mai stata. Vi faccio vedere il sacchetto che è questo qua, si chiama CVG Milano. Qui c'è anche il sito, se volete dare un'occhiata, perché è il primo negozio di cinesi dove sono entrata e mi sembrava di non essere in un negozio di cinesi. Cose veramente belle, messe bene, piegate bene, tantissime cose divise bene. Mi è piaciuto veramente tanto. Se volete andarci a fare un giro, sbirciare in internet, ve lo consiglio. Allora, io ho comprato in questo negozio questi pantaloni, come vedete, con la cernierina, due bottoncini e le taschine. Sono molto elasticizzati, dietro sono lisci, non hanno niente e sono quelli a tre quarti che finiscono lisci però senza nessun spacchetto né niente. Questi li ho pagati 9,99 euro, qua non si vede perché è giallo, anche questi in saldo. Sono veramente molto belli, il tessuto di questi vi dico, andiamo a vedere un attimino. 95% poliestere e 5% elastico. Sono veramente morbidi, ragazze, comodissimi. Io l'ho soltanto provati per ora, però sono strafelice. Per 10 euro, secondo me, sono molto belli. Tra l'altro, c'erano in questa fantasia, c'erano senza le righette rosse, cioè solo grigi e neri. C'erano anche tipo leggings con una bandina laterale sul rosso barra bordeaux, cioè della stessa tipologia, diciamo, di pantalone e fantasia, c'erano diverse scelte da poter fare. Poi ho preso questi leggings
che sono un attimino più belli dei leggings normali, non sono i classici leggings in cotone da 10 euro, diciamo che troviamo appunto da Tezenis, eccetera, ma sono quelli leggermente più lucidi e di questo materiale più consistente. In fondo hanno questi tre bottoncini che sono color bronzo. Adesso qua con la luce non si vede bene, che mi piacciono molto perché non è una cosa eccessiva, ma rimangono un pochino più particolari. Questi qua li ho pagati 15 euro, anche qua non so se si vede, non so come farvi vedere le cose perché spara la luce. E questi sono come materiale 60% cotone, 35% poliamide e 5% elastan. Li ho pagati appunto 14,99 euro e non lo so, mi sembrano fatti molto molto bene. Quando li ho indossati mi stavano molto bene, la vita giusta, non mi davano fastidio e io solitamente questa tipologia di leggings la trovo tipo da Calzedonia, l'acquistavo da Calzedonia oppure dall'altro Golden Point e li pagavo sempre il doppio rispetto a questo prezzo. Quindi sono rimasta molto molto contenta e soddisfatta della tipologia appunto di vestiti. Avevano poi tantissime magliette, tantissimi vestitini anche appunto più primaverili, tantissimi giubbettini in ecopelle che una si può sbizzarrire poi a comprare diversi colori, eccetera. E devo dirvi che proprio mi ha fatto un'impressione molto molto bella. Vi consiglio di andare a vederlo se l'avete lì vicino oppure appunto di guardare il sito se vi può sempre ovviamente interessare. Poi sono stata da Telly Wales e ho comprato due magliettine della nuova collezione. Una è questa con tutti questi fiorellini colorati, è una magliettina normale a manica lunga con la manichina così tutta in tulle, dietro è in tulle senza nessun ricamo e questa qui l'ho pagata 20 euro, 19,99 euro. Vi dico un attimino anche qui di cosa è composta. Allora, aspettate che qua ci sono 3000 cartellini, 95 poliestere e 5 elastan. Anche questa io da Telly Waste, ragazze, non ero mai andata, cioè ci passavo, lo guardavo, lo anche nel centro commerciale vicino a casa, perché pensavo di non starci nelle taglie. Invece vabbè, devo prendere ovviamente la L perché sono taglie un po' piccoline, però delle cose veramente carine. Pensavo poi fosse più proprio da ragazzina, invece tipo questa maglietta, secondo me può metterla chiunque, insomma, e quindi sono stata molto soddisfatta. E poi sempre da Telly Waist ho preso questa, qui ho usato un pochino di più da mettere sotto i cardigan così in primavera, rosa con questa specie di ricamo, non so come chiamarlo, queste due fascette, comunque non rimane scollata quando la indossate, è un po' lunghina, copre un attimino sotto la pancia, la manica è a tre quarti, è veramente molto bella, è in cotone questa e l'ho pagata 12,99 euro. Sempre una taglia L e vi dico bene il materiale, che vediamo se è solo cotone o c'è qualcosina insieme. 95% cotone e 5 elastan, sempre per dargli un pochino appunto di è un pochino, non mi viene la parola, mi viene a dire elastica perché è elastan. E niente, sono molto contenta perché ho voglia di fiori, ho voglia di primavera, ho voglia di caldo e almeno incominciamo a comprare qualche vestito. Adesso il budget vorrei impegnarlo appunto comprando cose più primaverili, così mi tiro un po' su, almeno vederle lì nell'armadio mi sembra che arriva più in fretta la primavera. Poi vi faccio vedere le tre cosine che ho preso biologiche, di cui due le sto già utilizzando e mi sto trovando molto molto bene. Allora, il primo è un semplice deodorante spray della Omnia. Questo qui è un deo spray erboristico neutro fresco con gas naturali a base di aloe vera, gel d'agricoltura biologica certificata, antitraspirante naturale asciutto 24 ore. Zero siliconi, zero parabeni, sali di alluminio e gas petrolchimici. Ecco, questo qua mi ricordo l'ho preso all'Iper, la grande I, non so se la conoscete, l'ho pagato 4,90 euro, non era scontato, quindi prezzo base, diciamo. È ottimo, ragazze,
È il deodorante più buono che ho. Infatti, gli altri non so se li userò ancora o sinceramente se li butterò perché finora non avevo mai trovato un deodorante con un prezzo comunque abbordabile, che non fossero le solite classiche 20 euro che vai a spendere in profumeria o in farmacia, con una profumazione che mi piace. Questa è una profumazione secondo me secca, io la chiamerei secca. Sa di pulito, non è per niente stucchevole, non è fastidioso, resiste, ok che non siamo nel periodo caldo, quindi andrebbe provato magari quando si suda un pochino di più. Lo trovo perfetto anche per il mio ragazzino, per il mio bambino che ha 11 anni, che comincia appunto a tenersi un pochino di più, a voler anche lui usare determinate cose. Almeno non c'è niente di chimico né niente, è delicato, non brucia assolutamente, lo stiamo già usando da una quindicina di giorni, mi sto trovando veramente bene, ve lo straconsiglio. Poi ho comprato da Tigotà, questo l'ho appena comprato, Giardino dei Sensi Argan Scrub Viso Eco Biologico. 98% con ingredienti di origine naturale, certificato ICEA. Ecco qua, non so perché certe cose non si leggono, alcune sì. È da 100 ml, questo io non l'ho ancora provato, da agricoltura biologica. Poi vabbè, c'è scritto prelevare una piccola quantità di prodotto, procedere massaggiando per alcuni minuti con movimenti circolari, evitare il contatto con gli occhi, eccetera. E niente, lo proverò e vi dirò come vi trovo. Questo l'ho trovato da Tigotà. Tigotà, tra l'altro, tantissime cose adesso biologiche, almeno anche il Tigotà che ho qua io, che non so se lo sapete, appunto, se avete visto altri video, io abito comunque in una cittadina ma piccola, non abito a Milano, abito a 30 minuti da Milano, i classici paesotti che poi si sono ingranditi a livello di abitanti, però non sono all'avanguardia come negozi, come centri commerciali, eccetera. Però abbiamo Tigotà, non è tantissimi anni che c'è, e adesso è arrivato anche l'Illapua, anche quello vabbè già da tipo un paio d'anni, però vabbè in alcuni posti c'è da una vita praticamente, ci sono già da una vita questi negozi, noi invece è tutto un po' diciamo negli ultimi anni. E allora si riescono a trovare un po' più di cose. Abbiamo anche un OVS per esempio che adesso ha aperto proprio qua vicino a noi, questo proprio da un paio di mesi. Però ad esempio a livello di trucchi, eccetera, ha solo la Essence, uno stand piccolissimo. Io vedo spesso dei prodotti qui nei video delle ragazze, vado là, non c'è mai nulla, non trovo mai niente. Quindi è proprio una cosina ancora piccola, appena nata, che spero si ingrandisca. Insomma, che anche noi possiamo comprare più cose, insomma. Vi faccio vedere l'ultima cosa, che è questa dei Provenzali, l'unguento piedi al karité. È un defaticante naturale, un prodotto vegetale. Qui non c'è scritto niente di certificato ICEA, queste cose, però prodotto 100% naturale vegetale, credo che sia appunto un prodotto biologico. È senza parabeni, senza silicone o minerali e senza coloranti di sintesi. È a base di mentolo, eucalipto ed estratto di timo. Questo ragazzo è fantastico, si presenta così in questo vasetto. Noi lo stiamo già utilizzando, dico noi perché piace a tutti, perché dà quella sensazione fresca. Vi faccio vedere il prodotto. È un po' appunto un unguento abbastanza morbido, però molto più consistente ovviamente di una crema. Il profumo, non posso dire è un profumo buonissimo, è proprio un profumo di erbe curativo, tipo quando vai alla spa, così che ti fanno le cosine, che ti fanno il massaggio, quei profumi un po' curativi. A me piace veramente tanto, vi dà quella sensazione di fresco, di sollievo veramente nei piedi, però non è fastidioso. Noi lo mettiamo appunto, poi stiamo lì un po' coi piedi così, poi viene freddo, andiamo sotto le lenzuola. Vi dico che onestamente vedo qualche macchiolina zona piedi che probabilmente lascia questo unguento, qualche macchiolina sulle lenzuola, si intravede qualcosa, però adesso vabbè giustamente fa anche freddo, andrebbero messe le calze, però lo trovo veramente buono. Io che soffro molto di piedi secchi, poi la sera mi fanno un po' male, mi sto trovando veramente bene. Il primo prodotto per i piedi con cui mi trovo benissimo, che sicuramente continuerò ad utilizzare. Questo l'ho
trovato anche lui al supermercato, l'ho pagato intorno alle 7 euro, se non sbaglio, 6 euro e qualcosa, non mi ricordo se era in offerta o era a prezzo pieno, però super promosso. Bene, questo è tutto, vi saluto, vi mando un bacio, spero che il mio video vi sia piaciuto e ci vediamo prossimamente. Ciao ragazze!